Il CERVIM, Centro di Ricerca, Salvaguardia e Valorizzazione per la Viticoltura Montana, nasce con l'obiettivo di tutelare e promuovere la viticoltura di montagna e in forte pendenza, anche definita viticoltura eroica per le particolari condizioni ambientali e di lavoro che essa rappresenta. La viticoltura eroica ha delle implicazioni importanti sull'economia, la società, l'ambiente e la cultura delle regioni che la praticano. Di grande importanza è l'attività di mantenimento dei versanti in forte pendenza per la salvaguardia del rischio erosivo. Pertanto il CERVIM persegue la sua missione tecnico-scientifica approfondendo tematiche quali la riduzione dei costi di produzione, la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli e la salvaguardia del territorio, coordinando attività di ricerca in ambito internazionale. Al CERVIM possono aderire le regioni che presentano sul loro territorio una viticoltura di montagna o in forte pendenza che complessivamente rappresentano circa il 5% della viticoltura europea. L'attività del CERVIM è inoltre estesa alla viticoltura delle piccole isole, caratterizzate da difficoltà strutturali, permanente carattere di isolamento e inserite in un contesto socio-economico penalizzante sotto il profilo della redditività aziendale. Il CERVIM ha sede in Valle d'Aosta, che per la sua posizione geografica e per le sue caratteristiche orografiche racchiude in sé tutte le peculiarità della viticoltura difficile. Non solo, la Valle d'Aosta è una regione collocata nel cuore dell'Europa, contraddistinta dal bilinguismo italiano-francese. Gli organi del CERVIM sono l'Assemblea, il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato Tecnico-Scientifico. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da ricercatori e tecnici esperti di viticoltura di montagna, rappresentanti delle regioni vitivinicole associate al CERVIM. Nel corso degli anni d'attività del centro, il Comitato Tecnico-Scientifico ha operato in differenti ambiti di intervento: la sistemazione dei vigneti di montagna, la meccanizzazione delle operazioni culturali, le tecniche di coltivazione più diffuse ed efficienti, l'analisi dei costi produttivi, la riscoperta e la valorizzazione dei vitigni autoctoni. Il CERVIM si dedica inoltre alla promozione dell'immagine dei vini di montagna attraverso attività di comunicazione e studi di marketing e agli aspetti socio-economici, paesaggistico-ambientali e alla caratterizzazione delle zone viticole associate.
il CERVIM pubblica la rivista Viticoltura di Montagna, con contenuti di alto valore tecnico-scientifico, indirizzata specialmente a ricercatori, tecnici, responsabili delle politiche viticole, viticoltori e ai giornalisti di settore. Il CERVIM integra l'attività di ricerca instaurando relazioni istituzionali e ponendosi come interlocutore presso i Ministeri delle Politiche Agricole, l'Unione Europea, l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, presso il quale il CERVIM è diventato nel 2005 osservatore. È stata ufficializzata l'intesa tra il CERVIM e l'AREV, l'Assemblea delle Regioni Viticole Europee, tramite un protocollo d'intesa concretizzatosi attraverso l'istituzione di una commissione sulle viticolture difficili. Sono stati avviati dei contatti con l'UNESCO per il riconoscimento dei vigneti in zone di montagna e in forte pendenza come patrimonio mondiale da difendere e salvaguardare. Dal 1991 il CERVIM organizza il concorso internazionale Vini di Montagna, il cui scopo è valorizzare e premiare i vini prodotti in zone di montagna e o in condizioni orografiche difficili. Con il concorso si intende diffondere ed esaltare le qualità di tali vini, nonché far conoscere ed apprezzare alla stampa e al grande pubblico gli aspetti culturali della viticoltura di montagna e il legame tra produttori e territorio. In occasione di questo importante evento, apposite commissioni di degustazione, formate da tecnici esperti e giornalisti di settore, si riuniscono ogni anno in Valle d'Aosta per valutare secondo i criteri fissati dall'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin le caratteristiche organolettiche di centinaia di vini provenienti da tutto il mondo. Una delle prime attività del centro è stata la redazione del manifesto della viticoltura di montagna. La viticoltura di montagna è una straordinaria espressione dell'audacia e del coraggio dell'uomo nel chiedere alla natura stessa la disponibilità a dare sostegno a persone che operano in territori geografici peculiari e difficili. La viticoltura di montagna ha un valore fondamentale per la conservazione dell'ambiente in zone assai delicate. I vigneti di montagna rappresentano un monumento storico al lavoro dell'uomo e devono essere tutelati anche per il loro interesse paesaggistico e culturale. Le viti coltivate in montagna crescono in ambienti incontaminati, sono esempio di biodiversità, da esse nascono vini originali e di qualità organolettica superiore. La produzione dei vini in montagna è più costosa che in altri ambienti. Sul mercato l'origine deve essere chiaramente riconoscibile e valorizzata attraverso l'utilizzo di appositi marchi per poter garantire al produttore la giusta remunerazione. La coltivazione delle viti nelle aree montane è un'attività fondamentale per il mantenimento dell'agricoltura in montagna e per un corretto rapporto fra le diverse attività produttive a beneficio dell'economia locale. La viticoltura di montagna deve trovare maggiori riconoscimenti nel quadro di una politica coerente e complessiva in favore dei territori montani e del loro sviluppo sostenibile. I territori interessati dalla viticoltura di montagna devono essere considerati patrimonio dell'umanità, ai sensi della vigente Convenzione UNESCO. Là in alto, dove la vite è più vicina al sole, dove tutto costa sudore e fatica, lassù, dove ogni giorno il confronto con la natura è più difficile e senza tregua, là in alto, dove l'ambiente è più puro, là nascono i vini delle montagne, vini dai profumi inimitabili che hanno il sapore di una sfida vinta.